Ok ragazzi, benvenuti in questa nuova serie. Che almeno in questa credo che farete, che sto facendo del DS, questa è quella che si capisce meglio. Si comincerà tutta una cosa di botte. Allora, come avete potuto notare dal filmato, ci sono quattro personaggi che usano gli elementi, allora fuoco, acqua, terra e fulmine, e fra i quattro lui è quello che preferisco, quindi direi iniziare con lui. Ok, ok. Un attimino, che bella la visuale che è sopra. Allora, se magari faccio così. Ok, posto. Si vede benissimo. Come no, ti piacerebbe. Ora guardate, sì, va bene. Le che prendi la ficata, so. Se vai, tac. Quanto. Ok, l'ho sconfitto. Sì, l'ho capito.
Trovate vari tutorial. Peccato che non c'è l'opzione di saltare i tutorial, lo salterei. Mi sa che questo valeva per ogni personaggio a prescindere. Tac. Sapete che tutto cosa mi ha ricordato? Quando l'ho provato? Il gioco del Game Boy di Braid, dove bisognava appunto eliminare i vampiri. Più o meno è la stessa cosa, il modo di combattere intendo. Dite che questo gioco, raga, l'ho preso per la prima volta al mio primo Game Week. L'ho preso che costava veramente poco, mi sembra un euro e qualcosa. Quando al tempo usciva Pokémon Perla e Pokémon Diamante. Quindi parecchio tempo fa. Forse nel tempo era meglio che ne prendevo due. Perché adesso sì, ne ho due per giocare in multiplayer in caso uno voglia. Però il secondo l'ho preso a 3,99 se non sbaglio. Ok, capito. Vabbè, queste cose possiamo saltarle. Ok. Oh, che palle questo tutorial. Vai così, oh you, come i Team Fighter, oh you can. Oh you can. Forse qua mi devo difendere. E infatti. Poi bisogna usare dei gadget che poi metto qua sotto. Tipo palla di fuoco. Quindi questo gioco è veramente bello. Se avete un DS, raga, vi consiglio di recuperarvelo. Il bello di giocare col DS è giocare con gli amici. Poi se lo potete comprarvelo, perché tanto ormai i giochi dei DS sono abbastanza rari. Potete cercare su, vabbè, sui siti.
oppure potete scaricarveli su una scheda per il DS. Non mi ricordo come si chiamava. Avete visto quella scheda dove ci sono tutti i giochi? Sono sicuro che qualcuno li usa ancora quelle schede per vedere i giochi. Ma di sicuro. Ecco la mossa musicale. Ok, questa è una sfida seria, eh. Palla di fuoco, palla di fuoco, palla di fuoco. È così. Oh, Ryuken! Oh, Ryuken! Vai così! Questo istruttore è la brutta coppia di... Come si chiamava? Ken di Street Fighter, quello di tutto biondo, amico di Ryu, si sì, pare che si chiamava Ken, se non sbaglio, eh. Colpo finale. E qua mi spiega ancora le cose. Ok, grazie, grazie. Ok ragazzi, avete visto com'è questo gioco. Quindi raga, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!